Euroregione News. Matteo Salvini a Codroipo. Ho avuto l'opportunità di fargli diverse domande. La prima, se c'è ancora una Repubblica Democratica Italiana. Oggi no. Oggi no, perché con leggi come la legge Fornero, con normative fiscali assurde come gli studi di settore, come la ricentralizzazione che Renzi fa riportando tutto a Roma, democrazia e lavoro non sono sulla carta ma non nei fatti, e noi ci lavoriamo. Le elezioni politiche spero il prima possibile, perché stiamo perdendo delle opportunità incredibili con un'economia a livello internazionale in condizioni favorevoli, con l'Italia che non riesce invece a ripartire oltre lo 0,. Quindi spero già l'anno prossimo, e conto sul fatto che queste amministrative anche a livello locale possano essere un segnale evidente che la gente vuole altro, vuole un po' più di lavoro e un po' meno di clandestini. Finita. Questa Europa è finita per la moneta sbagliata, per le direttive folli sul formaggio, sulle vongole, sull'olio d'oliva e sulle arance. I confini non sono tutelati e quindi ognuno pensa al suo, giustamente, dall'Austria, la Germania, la Francia, la Danimarca controllano, l'Italia invece continua a far entrare cani e porci. Quindi proprio nei prossimi giorni presenteremo con tutti i nostri alleati a Bruxelles un'altra idea di Europa, più forte, più libera, che si occupa di poche cose e lo fa bene, e lascia alle realtà locali la gestione del territorio. Dal Medio Friuli, per Euroregione News, Marco Mascioli. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.